un secondo per presentarmi. Io sono Gianluca Caffarelli, sono un consulente SEO e inbound marketing dipendente, ovvero in modo semplice e più elegante di dire che sono un freelance. Sono associato di Vox, blogger ufficiale anche per State of Digital, e sono qua per parlarvi keyword topical research. Come dire, la fase successiva dopo che abbiamo individuato le nostre persone. La prima cosa che voglio dirvi è che ne dica molta gente, le keyword non sono morte, e possiamo essere contenti di pensare che tutto quello che abbiamo appreso nel passato non dobbiamo buttarlo nel cestino. Anzi, le keyword sono estremamente, realmente importanti. Perché? Soprattutto adesso sono estremamente importanti. Perché? Perché da quando c'è, da qualche anno ormai, esiste qualcosa che si chiama Hummingbird, che è l'algoritmo nuovo, virgolette, di Google, e sappiamo che è sostanzialmente basato su relazioni semantiche, a parte tutti gli altri fattori che già erano presenti. La semantica si basa su una relazione tra due cose, il significante e il significato. La cosa che serve per trasmettere il significato di una cosa. E le parole, keyword, sono appunto quel mezzo, perché le keyword sono rappresentazioni di identità e tutto l'algoritmo di Google, anche tutto quel sostanzialmente il vociferare, il sparlare un po' a vanvera che c'è adesso su questo famoso terzo fattore di ranking che si chiama RankBrain, o Brain, non mi ricordo mai, faccio sempre l'inversione, si basa anche su. Per cui la nostra buona vecchia keyword research è fare senso. E quindi vuol dire che è buono. Però tutto questo è molto facile da, come dire, da discutere, da parlarne quando facciamo le riunioni, la strategia. Quando poi invece dobbiamo andare sul pratico, quando dobbiamo fare il lavoro, è piuttosto facile sentirci per come applichiamo tutte queste teorie sulla nuovo modo di fare keyword research nel lavoro di tutti i giorni. Un paio di giorni fa, io ho compiuto 46 anni, sono 10 anni che lavoro come SEO, quindi posso dire di avere una certa età. E all'epoca, 10 anni fa, non c'erano tutti che c'erano adesso, e quindi, come dire, ho una specie di relazione privilegiata. Alla fine vado sempre a utilizzare Google direttamente alla fonte di a cui attingono tutti. Normalmente io comincio, quando voglio fare un'analisi, uno studio di parole chiave fatto bene, io inizio con Google Trends. Perché? Prendiamo questo caso, questo era un cliente mio, sito neozelandese di travel, specializzato in tailor-made traveling, che targetizzava quattro paesi. Uno di questi paesi era negli Stati Uniti. Allora ho fatto una ricerca veramente stupida di trend, che molto spesso le cose più interessanti vengono dalle cose più ovvie, e vedere quali dei paesi che loro vendevano come destino di viaggio erano i più popolari negli Stati Uniti. Queste sono le linee del trend, però c'è un errore che molto spesso noi ci rimettiamo a vedere il dato e trarre subito delle conclusioni, invece non andiamo a vedere il perché del dato. C'è una frase che non sopporto, quando, soprattutto un modo di dire molto alla moda ultimamente, il data driven. È una gran cagata. Data driven può portare a degli errori enormi di valutazione. I dati servono per informare le decisioni, non per guidare. Per esempio qua verrebbe fuori che il paese più ricercato dagli americani per andare in vacanza nella zona del Pacifico, del sud-est, dell'Asia, è il Giappone. Però se uno non va a vedere il dato, potrebbe andare a quella conclusione e targetizzare campagne, euro, tutto sul Giappone. In realtà perché il Giappone? Perché le Hawaii hanno un 25% di popolazione giapponese e un 50% di popolazione di origine giapponese. Cioè, nonni, bisnonni, eccetera, eccetera. Per cui quel 100% ci dice che le ricerche quasi tutte vengono
dalle Hawaii, perché sono gente che vuole andare in Giappone per scoprire le loro origini, per andare a trovare i parenti, eccetera, eccetera. Non è il target nostro, ma è il target di gente che ama l'avventura e ama viaggiare e organizzarsi i viaggi da solo. Inoltre, questo lo dico soprattutto per noi italiani che a volte ci rivolgiamo a un mercato internazionale, fate attenzione. Per esempio, nel caso dell'inglese, potrebbe essere nel caso dello spagnolo, nel caso del portoghese, certe cose si dicono in maniera differente dipendendo dal paese in cui si parla quella lingua. In questo caso noi stavamo targetizzando 4 paesi in lingua inglese, però in uno di questi, Stati Uniti, holiday e vacation fanno la grande differenza. Perché holiday significa, come dire, classico break, cioè io mi prendo dei giorni di ferie, vacation è la vacanza. Per cui noi dovremmo andare a targetizzare persone che cercano e utilizzano come chiave di ricerca destinazione, destino più vacation, perché sappiamo che se vuoi andare nel sud-est dell'Asia non lo fai in 3 giorni, lo fai perlomeno in 10. Aspetta, possiamo cominciare a utilizzare tool come Keyword Planner, però molto spesso ci dimentichiamo a fare, ok, Keyword Planner. Io credo che queste 150 keyword sono le principali, vedo il volume di ricerca, vedo più o meno qual è il grado di difficoltà e mi fermo lì. È un grande errore, perché quello è una cosa che siamo noi che stiamo dando dati, non noi che riceviamo dati. Io uso normalmente questo metodo, che è quello di simulare la creazione di una pubblicità in AdWords, e utilizzo, ok, metto qual è il tema di Vietnam, qual è la mia landing page. In questo caso, perché per questo cliente dovevamo creare dei contenuti, quindi qualcosa di informativo, ho utilizzato una landing page che fosse la più informativa possibile, Wikipedia, la pagina di Wikipedia sul Vietnam. Dopodiché, che categoria? Turismo. E poi ovvio, targetizzare, eccetera, eccetera. In questo caso era, questo era l'esempio per la web nostra, la versione australiana. Cosa succede? Che ovvio che Keyword Planner ci dice negli ad groups una serie di idee, di gruppi di keyword semanticamente relazionate su un tema. E questo ci permette di capire quali possono essere i temi, famosi topics, più ricercati, che magari possono avere anche un livello di concorrenza, di competitività minore. Utilizzare Google Suggest come un sistema per prendere, avere ispirazione, tirare fuori, targetizzare keyword. Il problema è che molto spesso, quando parliamo di keyword suggest, ci dimentichiamo che pensiamo solamente a questo, cioè a quello dell'universal search, cioè quello del box principale. In realtà il keyword suggest è dappertutto. Se noi vogliamo creare un contenuto che per esempio è basato più su immagini, su un fattore visuale, magari è meglio vedere cosa ci suggerisce Google nel verticale di me. Se invece stiamo puntando più su un contenuto a base di video, andiamo sul video search. E se vogliamo stare invece sulla notizia, andiamo su home news, sulla nicchia verticale delle notizie. E non dobbiamo non ricordarci che il suggest non è una funzione solo di Google, è dappertutto. Se noi stiamo targetizzando dei temi che hanno un forte valore di conversione, per cui cerchiamo di creare contenuti su dei prodotti, eccetera, eccetera, meglio andare su Amazon. Perché non utilizziamo le informazioni che ci dà attraverso le knowledge graph per elaborare noi il nostro, come dire, il nostro thesaurus di parole chiave, la nostra mappa di temi con cui sviluppare le nostre campagne? Aras Jones, che adesso è uno dei data scientist di Moz, mi ha chiesto di vedere, su una base di 400 milioni di queries, di 40 milioni di queries, quante presentavano un carousel. E lui mi disse appunto un 0.15% carousel semplice, poco più carousel complessi. Cos'è un carousel semplice? Il carousel semplice o generico è questo qua classico.
attrazioni del Vietnam, turismo Vietnam, e Google ci presenta punti di interesse che sono con link a SERP specifiche sul luogo specifico. I carosell complessi sono complessi perché non solo ci dice il luogo con immagini, ma ci dice anche per che cosa, per che tipo di ricerca. Queste città, per esempio, sono associate a che tipo di ricerca, quindi una relazione non solo di una città, ma tra più entità differenti. La cosa bella, che noi ci dimentichiamo a volte, è che non è grave, non è solo basato su schema, non è solo basato su Freebase e Wikidata, ma è anche basato sul cosiddetto knowledge base. Knowledge base cos'è? Tutte le milioni, miliardi di ricerche che tutti gli utenti di Google fanno su Google. Per cui questi sono anche, come dire, frutto di dati reali di ricerca. Per cui se noi ci sta mostrando la città imperiale di Wuhan, o sta mostrando Ho Chi Minh City, o Dalato, o Sapa, perché la gente sta cercando realmente queste cose, in associazione con mercatini, natura, hiking, eccetera, eccetera. Quindi questi sono dati reali da tenere in conto. E di nuovo, carosell non sono presenti solo in Google, è notizia di ieri pomeriggio che adesso anche Yahoo presenta il carosell nelle ricerche. Questo è Pinterest, se voi fate una ricerca su Pinterest vedete il carosell, che questi tra le cose sono ancora più belli perché sono sostanzialmente generati dagli utenti.